Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto da alcune indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne, spuntano alcuni nomi sulle nuove troniste. L'attuale stagione di Uomini e Donne non è ancora ufficialmente conclusa. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la redazione del programma avrebbe già scelto le prossime due giovani troniste per la prossima edizione del dating show di Canale 5. Quello che stupisce particolarmente i sostenitori del programma sono i due nomi proposti, si tratta effettivamente di due persone che in passato hanno già partecipato alla trasmissione. Ovviamente, non nel ruolo di troniste. Ma scopriamo chi sono. Condotto da Maria De Filippi, il programma televisivo Uomini e Donne viene trasmesso su Canale 5 dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma. Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinato al trono classico l'idea del trono over, dedicato agli uomini e alle donne over 40. Nel corso di questa edizione, la redazione ha scelto due tronisti giovani, Christian Forti e Brando Efrikian. Il primo ha fatto la propria scelta alla fine di gennaio scorso, uscendo con la corteggiatrice Valentina Pesaresi. Mentre, Brando ha impiegato molto a scegliere tra Raffaella o Beatrice. Alla fine ha scelto la bella corteggiatrice napoletana. Uomini e donne, ecco le nuove corteggiatrici. In vista dell'inizio della nuova stagione del Trono Classico, che comincerà a settembre 2024, spuntano alcuni nomi delle possibili nuove troniste. Dunque, la nuova edizione potrebbe essere tutta al femminile. Ma chi può dirlo? Nonostante ciò, i telespettatori sono rimasti sorpresi di sentire alcuni nomi già noti alla trasmissione. In particolare, si tratterebbe di due ex corteggiatrici e non di molti anni fa. Per il momento, la redazione del programma non ha né smentito né confermato queste anticipazioni. Le nuove troniste potrebbero proprio essere le due corteggiatrici non scelte di questa edizione. Dunque, la prima potrebbe essere sicuramente Virginia Degni, che poco prima della scelta di Christian ha deciso di abbandonare il programma. Tuttavia, l'ex tronista aveva già preso la decisione di uscire con Valentina. L'altra potrebbe essere effettivamente Beatrice Dorsi, ex corteggiatrice di Brando. Dunque, Beatrice ritrovatasi libera, sarebbe pronta a salire sul trono nella prossima edizione della trasmissione. Nel corso della loro esperienza di corteggiatrici, sia Virginia che Beatrice hanno dimostrato di avere un carattere forte e deciso. Agli occhi della redazione e del pubblico televisivo, Virginia e Beatrice avrebbero l'atteggiamento e il modo di fare giusto per sedere sul trono e, dunque, tutte le carte per poter essere le nuove troniste di Uomini e Donne.